non è che non mi piace il mio lavoro, insomma è noioso, monotono, ma nella vita non c'è solo questo. Dobbiamo dedicare del tempo anche a noi stessi. Ma il tempo a volte è troppo poco, non trovi? Io lavoro troppo e penso che sia per questo che non ho mai trovato la mia anima gemella. Eppure sono un incredibile romantico. Pensa che io sono uno di quei tipi che dice agli amici: «Uè, basti di sta cippa! Questa sera non vengo a vedere il Milan con voi e a ubriacarmi, perché devo stare con la mia donna a vedere The Voice. Oppure portarla fuori per una cenetta romantica. Anche se, a dire la verità, io ho sempre preferito cucinare. Te l'ho mai detto che sono un ottimo cuoco? Pensa che quando trovo il pesce giusto, e io lo trovo sempre, faccio di quelle linguine allo scoglio un bonjour. Certo, a dirla tutta, se devo essere onesto, non è che sia sempre stato proprio un romanticone. Una volta uscivo tutte le sere e, insomma, cena, cine, Charlie Ciulo. D'altronde, cosa ci posso fare? Il fascino è fascino. Oh. Cazzo, Harry! Anche questa volta! Certo che tu le fai proprio morire dal ridere, eh? E pensa che non mi ha ancora visto nudo. Però basta farla bene, perché sennò va in coma etilico. Sì, sì, non ti preoccupare. Adesso la faccio un po' riposare e poi ci do dentro. Ciao, Joe. Ciao. Ah, salutami tua nonna, eh. Certo, bello. Casa, home sweet home.
Che cosa beviamo? Un spumantino, uno champagne. Forse ho giusto giusto quello che fa per noi. Ta-da! Jacques Bardolotte, champagne. Quando ero a Parigi bevevo solo questo. Parigi, Parigi! La città dell'amore. Paris, l'amour, la Tour Eiffel, la baguette e le croissant. Quando penso a Parigi, mi vengono in mente i miei genitori. Pensa, mio padre voleva una bambina, ma alla fine si è dovuto accontentare di mia madre. Ma tu non ridi, non hai il senso dell'umorismo. Zitta, brutta troia, ora si balla. Merda! Ma sei impedita? Hai mai preso lezioni? Il futuro non è il latino americano, ma è il Lungimugi! Ho capito! Vuoi andare subito al sodo, bella porcellina? Vieni con me. Adesso ci siamo. Allora, Hmm.
Ma che cazzo è? Chi ha rotto il bicchiere? Maledetto, se ti trovo! Buonasera. Non ho ordinato nessuna pizza. Come no? Ma questo non è il 15 di via Ludovico il Moro? Sì, è il 15 di via Ludovico il Moro, ma non ho ordinato nessuna pizza. Come no? Questa non è via Ludovico il Moro 15? Sì, cazzo, è via Ludovico il Moro 15, ma non ho ordinato nessuna pizza. E te cosa sei, un registratore che continua a ripetere quello che dico? Direi di no. Mi hanno solo... No, scusa. Ma che pizza è? Hanno quattro formaggi. Quattro formaggi, quindi bianca senza pomodoro? Merda, io vado matto per il pomodoro. Ascolta, non ho ordinato nessuna pizza, quindi ti prego di andartene, che ho cose più importanti da fare. Che ancora? Scherzi da prete. No! Ma dove cazzo è? Pronto, Fabio? Che cazzo è? Sono io, Enrico. Ti ho detto che non mi devi chiamare sul numero privato, su quello del lavoro! E lo so che è il tuo numero personale, ma tu quello del lavoro la sera lo tieni spento? Ah, quindi hai provato? No, non ho provato. Tu mi hai detto che lo tenevi spento, quindi non ho neanche provato. Sì, va bene, dai, vai al sodo. Senti, sai la ragazza che... No, Enrico, no, ti prego. Niente nomi e termini di alcun tipo. In questo lavoro servono le metafore. Ok, Fabio. Ok, sai la torta che mi hai cucinato? Non ti piace? No, certo che mi piace, l'ho scelta io. È che, vedi, pensavo fosse cotta e invece non lo è. No, aspetta, dai assaggiata... E non era cotta? La stavo per assaggiare, ma poi sono dovuto andare a aprire la porta. E quando sono tornato la ragazza non c'era più. Capisci? Per questo che non è cotta. No, aspetta, perché sei andato ad aprire la porta? C'era un Pony Express che voleva darmi una pizza. No, un Pony Express non ti porta la pizza così. Un Pony Express devi ordinarla la pizza. Infatti pensa che io non l'avevo neanche ordinata. Ma che pizza era? Quattro formaggi. Ah, merda! Bianca, quindi, senza pomodoro. Io amo il pomodoro. Quello che gli ho detto io. Cazzo, Fabio! Cazzo! Pronto, Fabio? Merda.
Buonasera. Dall'aspetto direi che ti sei molto divertita, eh. Ho sentito certi rumori.